Con Francesco Sinopoli, segretario nazionale generale della FLC-CGIL, alla manifestazione di Reggio Calabria contro la regionalizzazione sulla scuola e per il rilancio del Mezzogiorno. Sinopoli, come stanno le cose in questo momento? Ma in questo momento mi pare che c'è una grande confusione nel governo rispetto a questo negoziato con la Commissione europea. Deve essere chiaro che le priorità che devono essere mantenute sono quelle che riguardano innanzitutto il rilancio del Mezzogiorno, il rilancio degli investimenti, a partire da quello nell'istruzione. È evidente che queste priorità non sono compatibili con il progetto dell'autonomia differenziata. Perché è chiaro che le disuguaglianze sono aumentate e bisogna partire dai territori che hanno in questo momento il maggiore ritardo. Di conseguenza, noi crediamo che questa manifestazione di Reggio Calabria, questa grande manifestazione nazionale unitaria, sia la prima risposta che CGIL e CISL danno, forte e visibile, alle scelte che il governo vorrebbe fare, minaccia di fare, non è chiaro. Noi siamo in campo e lo saremo nei prossimi mesi per cambiare le politiche economiche, per costringere il governo a mantenere gli impegni assunti, a partire dalla stabilizzazione dei precari, al rinnovo del contratto e per contrastare l'autonomia differenziata, in particolare la regionalizzazione dell'istruzione, che sarebbe una sciagura per il Paese. Grazie, buon Grazie a lavoro. voi.